Salve a tutti youtubers, come andiamo? Sono Nicky di Games Paradise e oggi mi trovo su Lord of the Rings, Lego Lord of the Rings, ma non sono solo, con me c'è Francesco. Ciao a tutti! Ecco, ci troviamo su questo gioco per fare un bellissimo gameplay, perché questo gioco, ragazzi, è uscito da poco, diciamo, ed è veramente, ma veramente figo. Esattamente, lo aspettavamo con tanta trepidazione. Esatto. Iniziamo un po' a parlare del gameplay del gioco, che non cambia di moltissimo rispetto al gameplay degli altri Lego basati su film che ormai conosciamo. Quindi, non so, prendiamo per esempio Lego Harry Potter, Lego Star Wars, che io tra l'altro avevo, e sono veramente, ed è veramente un gameplay, no, che è rimasto, diciamo, impresso nella mente degli sviluppatori, perché non è cambiato di una virgola. Ma oltre a non essere cambiato, ci hanno aggiunto anche qualcosina. Nella fattispecie degli elementi un po' da RPG, quindi tipo avremo la possibilità di forgiare degli oggetti con un fabbro, oltre alla possibilità, vabbè, come era nei vecchi Lego, di giocare il livello in modalità storia e poi rigiocarlo in modalità gioco libero, che in pratica era una modalità che ci permetteva di avere due personaggi. E questi personaggi potevano anche trasformarsi negli altri personaggi, avendo diverse abilità per sbloccare tutti i vari segreti da conquistare nel livello, e quindi avere tipo 7000 oggetti da poter utilizzare e via dicendo così. Sì, che tra l'altro la storia riprende tutti e tre i Signori degli Anelli, quindi la Compagnia dell'Anello, le Due Torri e il Ritorno del Re, più anche qualche piccolo inedito. Mentre lì la modalità libera possiamo diciamo scegliere tra una vastissima gamma di personaggi, ben 85 in tutto, che sono in pratica tutti i personaggi che incontreremo durante la storia e che ha ognuno una diversa abilità che ci servirà per fare le diverse missioni che ci verranno assegnate. Esatto, qui state vedendo infatti le frecce di Legolas che ci stanno aprendo un passaggio verso l'avanzamento nel livello, nella missione. E da notare il fatto che la grafica del gioco è migliorata rispetto almeno agli ultimi giochi Lego che ho giocato, perché per esempio è stato aggiunto il motion blur, che è veramente un fattore determinante per una buona grafica. Sono stati aggiunti molti effetti, vedete infatti l'effetto luminescente del bastone che ha Gandalf, veramente figo. E inoltre è aggiunto anche il depth of field, come vedete laggiù ci sono tutte quelle cose molto sfocate, ed è tutto molto figo. Inoltre i modelli poligonali e le texture sono veramente fighe, i paesaggi non fatti con i mattoncini di Lego sono fighissimi, e quelli fatti con i mattoncini di Lego sono fedelissimi. Quindi, come gioco Lego, se voi non considerate questo gioco come un bel gioco, almeno lo dovete considerare come un bel gioco Lego, perché è veramente fighissimo. Esatto, poi comunque è anche divertentissimo. Se non amate i Lego, per esempio, è davvero un bel gioco. Per esempio, se amate i Lego, potete benissimo giocare a questo gioco, perché vi soddisferà tantissimo. Inoltre, se per esempio, non so, non avete mai visto Il Signore degli Anelli, per esempio, io non l'ho visto, lo ammetto, non li ho visti, Signori degli Anelli, lo ammetto, ho visto l'ultimo, lo Hobbit, che è uscito, giusto perché mi andava. Però ammetto di non aver visto i vari Signori degli Anelli, e comunque mi sono trovato bene. Infatti questo gioco mi sta insegnando la storia divertendomi. Esatto. Ed è veramente figo. Infatti sto capendo molte cose che all'inizio in Hobbit non avevo capito. Appunto, infatti, anche se volete andare a vedere l'Hobbit e non volete stare lì a vedere tutti i film del Signore degli Anelli che durano 65.000 ore, giocate a questo, che non dura poco comunque, però almeno ci giocate e poi vedete l'Hobbit e sapete tutto. Esatto. Oh, qui c'è una cutscene. Ricordiamo che, come in tutti i giochi Lego, le varie cutscene, ecco, già vedete che hanno i loro elementi comici che magari nei vari film non ci sono. Per esempio, nel vero film, io mi ricordo, almeno a quanto so, perché mi è stato un po' detto,
che Frodo in questo passaggio qui perde l'anello cadendo, e qui ha fatto un butolone che nemmeno se fosse scivolato su una buccia di banana avrebbe fatto. Oh, allora, ma quanti siamo qui? Siamo in 10.000, oddio. Premi R per sollevare un personaggio piccolo. Vieni qui, Sam. Oddio. La compagnia dell'agnello. La compagnia dell'agnello, molto molto interessante. Ah, ecco, vedete qui un'altra abilità speciale. Oddio. Un'altra abilità speciale che hanno i vari personaggi è, per esempio, ora vedete. Oddio. C'è Gimli che sta morendo a caso. Che merdone. Che schifoso. E vedete qui che ora lo devo ripescare e lo devo portare attraverso tutto quanto, e qui attraverso la neve, e ok, adesso lo posso mettere giù, scambiarmi con Gimli, come cazzo si chiama lui, e poi bellissima questa scena a caso, ha fatto tipo un giochetto con l'ascia e poi ha distrutto ogni cosa. Ok. Sì, che Gimli, essendo una merdina, la vita di essere lanciato dagli altri personaggi. Magari non è proprio una merdina, perché comunque è un nano, spacca tutto, il nano distruttore, è un grandissimo. Comunque, che cosa dovrei fare adesso? Ah, ok, devo lanciare Gimli, a caso. Gandalf, lancia Gimli, lancialo. Gimli è il Salvador di Lego il Signore degli Anelli. Esatto. Ho distrutto tutto con Gimli, c'era una parete, Gimli ha distrutto ogni cosa. A proposito, dov'è finito? Non lo vedo più. Oddio, è scomparso proprio. È andato in un night club. Sarà finito, a caso. Oddio, manca, c'è uno scheletro con un elmo a caso. Ho tirato giù un coso che serve, giusto, per andare avanti e proseguire il livello. Che poi sono veramente dei geni quelli della TT Games, perché sono in grado di creare veramente dei livelli interessantissimi utilizzando i mattoncini Lego, molto fedeli tra l'altro. Ok, quindi dovrei, oddio, vi devo far vedere una cosa, ecco, mi sono ricordato fortunatamente di farvela vedere, che ogni personaggio ha il suo inventario e le sue armi da poter utilizzare. Vedete qui, per esempio, Gandalf è in grado di utilizzare, ora un attimo se riesco a selezionarla perché ci vorrà un pochettino, ha per esempio la sua spada, e oltre alla spada ha anche il bastone, ovviamente bastone che è possibile utilizzare per fare un casino di danno, non so perché abbiano deciso. Vedete qui, faccio anche le magie, lancio le magie e spacco ogni cosa. E va bene. E ha anche la spada. Poi non so, ci saranno anche altri personaggi in più, e vabbè. Per esempio, vedete qui, c'è un'altra schermata che mi permette di scegliere i vari personaggi che ci stanno seguendo. Ovviamente se i personaggi sono più della schermata, mi fa vedere questo cosino più e posso scegliere altri due. Per esempio, oppure posso semplicemente passare andando vicino al personaggio e passare il testimone così. Ed è la cosa che succede in tutti i vari giochi Lego. Ok, devo trovare un'altra persona alta, perché sennò non posso far passare tutti questi hobbit che devono passare. Che figo. Ok. Hobbit. Oh, bravi hobbit. Venite qui. Devo farvi passare. Ah, volendo potrei anche tipo lanciare, perché c'è io che sto cercando di attraversare tutta la neve con gli hobbit in groppa, e poi c'era Gandalf che mi diceva: oh guarda, puoi anche lanciare a me. E vabbè, la prossima volta te lo lancio. Te lo lancio nel muso. Attento, l'ha mancato. Ho preso nel muso. Ah, a caso. Ok, no, perché questa parte qui del livello, ragazzi, è anche abbastanza difficoltosa, perché Frodo, ragazzi, è una checca disumana. Non solo è una checca, è anche un po' deficiente, perché cioè, l'avevo portato sopra dove c'era la neve da andare, dove c'era la neve,
ho preso l'altro personaggio per aiutarlo ad andare là. No, e Frodo è sceso. Mi pare logico. Molto molto logico. Doveva fare pipì. Eh sì. E una cosa bruttissima che purtroppo penalizza questo gioco al 100.000 per 1000 è che purtroppo non è possibile metterlo in modalità finestra. Infatti il povero Francesco viene tagliato fuori da questo perché non è possibile metterlo in modalità finestra. Esatto, sfrutto il potere dell'immaginazione. Esatto, quindi se lo sentite dire qualche cosa che non c'entra una sega con quello che stiamo facendo, è perché non si può vedere, semplicemente. Madonna, cioè, ce ne vuole per inventare un posto simile, eh? Ce ne vuole, ragazzi, per inventare una cosa del genere, che devi portare gli hobbit dall'altra parte, magari. Oh, dai Pipino, dai Pipino il breve. Ok, ultimo hobbit che devo portare. È da mezz'ora che mi trovo in questa parte qui del livello. Oh, Gandalf, metti giù Merry. Veloce, lascialo andare, buttalo giù. Non giù dalla rupe, ok, ottimo. Merry Poppins. Ok, ora qui ovviamente non posso andare da nessuna parte, però devo prendere Gimli, che viene lanciato in continuazione, manco fosse una palla da baseball. Viene lanciato in giro proprio. Oddio, ah è vero, io mi sono dimenticato di Legolas e di quell'altro. Legolas e Aragorn, che poverini sono rimasti indietro, io non me ne sono completamente dimenticato. Ragazzi, c'è troppa gente, Legolas, sembra un rave party, sembra. Legolas Death. Ok. Che tra l'altro è il nome da Legolas. Oh. Ok. Notare la frana qui. Ah, ma ragazzi, ormai è ufficiale, sono un coglione, perché ho fatto questa cosa con Gimli e ovviamente tutta la neve se n'è andata. E quindi avrei potuto tranquillamente fare così con Gimli dall'inizio. E vaffanculo. Madonna, invece che stare lì ad aspettare tutto il tempo, va a cagare. Ah, ecco, una cosa figa che c'era in tutti i giochi Lego e che ci deve essere in tutti i giochi Lego, se no non si potrebbero chiamare giochi Lego, è la possibilità di costruire con i mattoncini Lego, ovviamente, che è veramente una cosa non figa di più, che rispecchia quello che in realtà i Lego sono, dei mattoncini da costruzione con i quali è possibile fare un casino di cose. Ed è veramente figa sta cosa, perché rispecchia veramente ciò che tu potresti fare in realtà. Perché tu potresti anche prendere, non so, un giorno ti svegli e fai: ah, fammi prendere la mia scatoletta dei Lego, che inizio a creare un po' la torre di Sauron per imitare Lego Lord of the Rings. E a caso tu ti metti lì a fare tutto quanto. Come dicevo prima, questi modelli fatti con i mattoncini di Lego sono veramente fedeli. Non ho trovato nessuna cosa brutta, anche perché sono andato un po' in giro a cercare cose per vedere se potevo prendere per il culo gli sviluppatori proprio per questo. Invece no, mi hanno surclassato su questo, perché... Ok, notare come Legolas può anche tirare tre frecce in successione per agevolarci, diciamo. Ok. Notare che Legolas, essendo un elfo, fa dei salti disumani, spicca dei salti che sono il doppio di quegli altri. Mamma mia. Un po' fiero. Fierissimo di essere un elfo, sì. Inoltre, ecco, meno male, ogni volta che succede qualcosa io, ragazzi, mi ricordo di farvi vedere qualcosa che non mi ero ricordato prima, magari. Effettivamente, vedete queste cose che io ho appena raccolto, adesso ce l'ho in mano. Per esempio è un po' di legna. Questa è una cosa nuova che ha questo nuovo Lord of the Rings, perché è possibile raccogliere oggetti e questi oggetti poi metterseli nell'inventario e utilizzarli, per esempio, vedete adesso, no? Io lo raccolgo, lo metto qui e poi faremo il fuoco con questi oggetti. Ora l'ho lanciato a caso, ma vabbè. Ed è possibile fare il fuoco con questi oggetti. Ed è una cosa veramente figa. Inoltre è possibile mettere nello stesso inventario non solo questo tipo di cose, ma anche altre cose che sono parecchio fighe. Per esempio gli attrezzi che creeremo con il fabbro che vi dicevo all'inizio. Ecco, adesso devo utilizzare l'abilità di Sam per
accendere il fuoco. Sì, esatto, comunque in generale ci sono parecchie cose che rimandano ai giochi di ruolo. Sì, sicuramente moltissime cose rimandano ai giochi di ruolo, le ultime aggiunte lo rimandano ancora di più. E figo, che cosa cazzo ho costruito? Cos'è questo affare? Oddio! Cazzo! Cioè dal nulla ho costruito un arpione. Che figo! E ovviamente adesso devo fare così. Ecco qua, sono morto, che bello. Vaffanculo. Perché ovviamente, no, Aragorn non è che deve... Oddio, vedete, questa parte qui sarà impossibile da fare senza un personaggio che sale sulla fune, ecco, tipo funambolo come Legolas. Vedete, perché Legolas può anche saltare sulle corde e quindi mi permette di, ecco, fare questa cosa qua. Con Aragorn, che stavo provando ad utilizzare prima, non ci sarei mai riuscito, avrei perso tutti i mattoncini Lego. A proposito dei mattoncini Lego, come negli altri giochi Lego, è possibile utilizzare una specie di... cioè, è possibile avere... Se raccogliamo abbastanza mattoncini Lego, mannaggia a me quando ho cambiato il personaggio, è possibile utilizzare questi mattoncini Lego che raccogliamo nel mondo per acquistare altri personaggi, per fare tantissime cose molto molto fighe. Ora devo un attimo prendere l'arco, ok, perché devo utilizzarlo per distruggere sti cosi. Uno! E mi dà un casino di cose. E ora devo fare anche quest'altro, ovviamente. Ok, e anche tu dammi. Ok, non so che cosa mi sia servita sta cosa. Ah ok, figo. Tutte cose. Oh, cosa dicevi? No, dico tutte cose, sì, a caso. Devo fare un casino di cose a caso in questo gioco, perché gli sviluppatori sono abilissimi nel creare cose a caso. La TT Games è in grado semplicemente di creare cose a caso proprio in rapida successione. Ma ora c'era una corda che è scesa, dovevano salirci tutti, sicché si sono tutti accalcati, manco fosse una svendita di libri a caso. Ok, dai, distruggiamo un po' di cose per prendere un po' di mattoncini, perché se raccogliamo tanti mattoncini in una sola missione, possiamo tranquillissimamente sbloccare una specie di... diciamo una specie di achievement, una roba simile, che in pratica ci permette di avere dei materiali in più da portare al fabbro per poi creare i vari oggetti che il fabbro può creare semplicemente. Un attimo che alzo sta bandiera, perché è figo alzare le bandiere. Tone culo! Ok. Avanti, avanti, avanti. Ho fatto un salto all'indietro con Legolas, che manco Houdini sarebbe stato in grado di fare un salto così. Ma che ne so, Houdini sapeva fare i salti, no? A caso. No, cioè, l'unica cosa strana a proposito di questo gioco è il cambio dei personaggi, perché tu dovresti cambiare il personaggio con quello che ti sta più vicino, no? C'avevo Gimli accanto e mi ha cambiato il personaggio con Frodo, che era a 2 km di distanza. Ovvio. Oh, ok. Distruggiamo anche queste cose. C'è un'empia voce nell'aria. Bravo, ti devo dire. Oh, costruiamo un po'. Che cosa ci farà costruire? Un fuoco, come al solito. Ragazzi, in questo gioco costruirete più fuochi che altro, perché veramente costruirete un casino di fuochi. Ok. Oh. E userete in continuazione Sam per accenderlo, ovviamente. Oh, vediamo che succede adesso. Oddio, c'è una frana. Saruman. Oddio, ma cosa vuole sto vecchiaccio da noi? Se non riesce a fare niente, esatto, è una frana. Ah, c'è una bandiera, devo alzare la bandiera. Alza la bandiera. A mezz'asta però. C'è il lutto. Il lutto era la bandiera a mezz'asta, boh. Ma che cazzo ne so. Ma è una morte. Sì, è logico. Mi pare logico. Ah, un'altra cosa, un pochino, un altro contro che ho trovato nel gioco, purtroppo,
è il fatto che ogni tanto vengono dei cali di frame rate a caso proprio mentre sto facendo il video. Quindi questo gioco gira anche su una calcolatrice, quindi non c'è problema di FPS per nessun computer al mondo, però ogni tanto svalvola e passa per un secondo a un frame solo e poi ritorna normale. Una cosa carina da notare è che Sam, questo carissimo personaggio che è in grado di accendere fuochi e usare la sua pala per fare di tutto praticamente, è sicuramente uno dei personaggi che utilizzeremo di più in tutto il gioco, perché può accendere i fuochi che si trovano ogni 2 secondi, può usare la sua pala come vedete per far uscire cose fuori dal terreno, può piantare delle piante per creare, non so, delle cose che ci permettono per esempio di andare da qualche altra parte nel gioco, può fare di tutto, può, cioè è overpower. Invece quella checca di Frodo, che dovrebbe essere un grande, è una checca, come al solito. Il personaggio con la pala saranno molto... Notare come Sam mi abbia seguito a caso, anche se non ce n'era bisogno, ma mi ha seguito a caso. Ah, ok, si è andata giù anche la frana. Quindi, Legolas, dove sei? Legolas è sicuramente il mio personaggio preferito dopo Gandalf. Gandalf ragazzi distrugge, devasta, potente, potenza pura. Devo andare qui sopra? No, sono morto, ok, ottimo. dove cazzo devo andare? Non capisco dove devo andare. Ah, vabbè, io non ti posso aiutare. No. Cioè ci sono staffari qui che non capisco a caso. Cosa gli devo fare? Gli devo lanciare delle frecce, non so, devo lanciargli Gimli, non so. Lanciagli Gimli a cavallo della freccia, che. Ecco, l'ho lanciato e l'ho lanciato nel vuoto ed è morto, ovviamente. Ora è riapparso con un effetto tipo Dragon Ball. Ciccium! Fa il teletrasporto. Infatti Gimli fa Goku di cognome. Vediamo se devo riscendere giù ancora. Non so veramente. Comunque i giochi Lego, tutti i giochi Lego sono sempre stati costellati di questi puzzle un po' fatti a caso. Ah, ecco, ho capito cosa devo fare. È per questo che Sam era sceso giù prima, perché dovevo costruire una cosa facendolo uscire fuori dal terreno. Ecco perché. Ecco, dovevo entrare, ovviamente Gimli mi ha bloccato la via perché dovevo uscire lui, è logico. Vabbè, ma perché è una prima donna. Comunque questo video sta durando più della maratona del Signore degli Anelli. E quindi ragazzi, ora che riesco a costruire, ah ecco, devo costruire un ponte. Ora che finisco di costruire questo ponte, ragazzi, noi vi salutiamo e vi rimandiamo. Oddio, sto cadendo, vaffanculo. Vi rimandiamo ad un prossimo video. Quindi ragazzi, ciao. Ciao.